L'uomo ragno che protegge Cagliari sta per svelare ai tantissimi lettori di Cagliari Online la sua identità, perché se è vero che ogni città ha bisogno di essere protetta, anche il capoluogo sardo in qualche modo necessita comunque di un aiuto dall'alto. 33 anni e di Cagliari, fa l'operaio, meglio il muratore. Gli chiediamo già di svelare la sua identità. Chi c'è sotto questa maschera per qualche secondo? Perché assolutamente merita. Qui c'è un ragazzo come tutti gli altri che lavora, si alza presto, ha una famiglia e dopo il lavoro si va ad allenare. Vediamo allora il tuo volto, il volto dello Spider-Man Castaldaio. 3, 2, 1. Eccolo qui. Ripresentati, tu sei nei Sono fatti. Graziano, Cognome. Graziano Testa, viva Quartuccio. Come avete già visto ieri dalla puntata della corrida, io sono lo Spider-Man di Casteddu. Una compagna, Marta, un bambino di 3 anni e mezzo, ricordiamo il nome, Matteo. che è già impazzito totalmente per le esibizioni. Il Sì. fatto di avere in casa il papà che è l'uomo ragno non è un fatto di tutti i giorni. No, diciamo che è impazzito e anche prova già a fare, diciamo, i movimenti del padre, facendosi anche male a Come volte. mai questa scelta? Lei è un muratore e nei fatti, Allora, quando non io. è tra mattoni e vari altri elementi del lavoro, indossa la tuta di Spider-Man. Allora, io ho sempre praticato arti marziali da che sono ragazzo, da che avevo 19 anni. Poi ho intrapreso questa disciplina, questa acrobatica. Mi sono innamorato da subito e siccome ho anche la passione per i supereroi, per i film, ho provato a cercare un personaggio che univa le due cose. E da qui è nato Spider-Man Castaldo. C'è anche un tentativo magari per poter guadagnare qualcosa in più. Sì, certo, ci si arrotonda benissimo. E comunque faccio feste in piazza, faccio feste di compleanno. E quindi. Dall'utile e dilettevole. Dall'utile al dilettevole, ma soprattutto a 33 anni si può ancora dentro essere giovani, meglio bambini, perché Spider-Man è infatti uno dei personaggi più amati dai bambini. Si può e si deve, soprattutto si deve, perché se uno fa lavoro, casa, casa, lavoro, si deprime, quindi è giusto che ci sia una passione, è giusto che uno ci si diverta. Lei è uscito oramai allo scoperto, Eh sì. qualche mese fa, un mese fa proprio noi di Carriere Online l'avevamo fatta conoscere ai nostri tantissimi lettori e erano piovute anche delle critiche. Lei cosa risponde? Ma critiche ce ne sono davvero davvero tante, però chi se ne frega. Qui critiche vanno bene, sono costruttive. Quello che danno fastidio più che altro sono le cattiverie. Allora uno ci dice, ma come mai? Eppure non faccio niente di male, non disturbo a nessuno. Però vabbè, ognuno è libero di dire e fare quello che vuole, ben venga quello che pensano. L'esibizione a livello nazionale alla corrida sul primo canale pubblico della Rai con Carlo Conti. E adesso le chiediamo assolutamente di rimettersi la maschera Spider-Man e di compiere qualche Volevo dire una esibizione. cosa Prego. per la trasmissione, soprattutto per chi collabora dietro, veramente professionali e molto gentili. È stata un'esperienza bellissima. Io l'auguro a chiunque di eseguirla perché veramente è stato veramente un sogno. Purtroppo le difficoltà della diretta ci sono perché comunque siamo stanchi, siamo stressati, siamo tesi, siamo nervosi. Magari qualche errorino ci può stare, quindi. Ma Il nessuno bello se n'è della diretta è accorto. quello. Adesso ti Adesso mostrerò due cose. vediamo un pochino queste esibizioni dell'Uomo Ragno di Cagliari. Ok. Possiamo provare anche qui. Pronti? E Assolutamente. qua. Un'altra cosa. Devo dire che c'è ancora un po' di stanchezza da ieri, eh. Beh, una stanchezza che nei fatti sembra non esserci, almeno visto da fuori. Però ti assicuro che c'è. Adesso faccio un'altra cosa.
E questo è l'uomo ragno di Cagliari che adesso si leva nuovamente la maschera e fa un saluto speciale a tutti i nostri lettori, un saluto esclusivo. Allora, volevo salutare chi mi segue nella mia pagina di Spider-Man Casteddu e ovviamente chi segue la pagina di Casteddu Online. Lasciate commenti, lasciate like e anche se sono cattiveria e non me ne frega, lasciate quello che volete. Grazie.